Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Per fare il punto sulla pandemia a Chieti e provincia, questa mattina il prefetto Armando Forgione ha incontrato il direttore generale della ASL Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell. Vediamo nel servizio di Paolo Renzetti come sono andate le cose. Nessun allarmismo, ma massima raccomandazione ai sindaci dei centri della provincia di Chieti di evitare assembramenti anche nei luoghi all'aperto. Così il prefetto di Chieti Armando Forgione, questa mattina al termine dell'incontro avuto con il direttore generale della ASL di Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schell, che ha raccomandato di far vaccinare i ragazzi delle scuole ad agosto. Vorrei dare subito una sicurezza. No, di zona gialla si sta parlando, ma non c'è nessuna decisione. Nella provincia di Chieti, devo dire, nonostante noi siamo sempre un po' addosso a tutti i sindaci perché vogliamo che facciano sempre di più di quello che già tantissimo stanno già facendo, in realtà le cose non stanno andando male. Ci sono alcune zone della provincia che sono un po', come dire, con alcune fasce di età che preoccupano per la percentuale vaccinale. Abbiamo messo in sicurezza, lo dico con estrema franchezza, le fasce che vanno dai 60 anni in su, e quindi qui su questa, diciamo, su queste diverse fasce siamo un po' più tranquilli, ma in realtà siamo un po' addosso ai sindaci per le fasce un po' più giovani, perché proprio queste cose sono quelle che si stanno manifestando in questi giorni. Poi sarà più preciso di me il direttore generale, sono quelle che più preoccupano per i contagi. Noi sappiamo bene che ci sono delle regole poste già prima dell'inizio della pandemia, che sono regole che vanno rispettate ancor più in questo momento. Quindi le prescrizioni del distanziamento, ove possibile, e dell'utilizzo della mascherina vanno rispettate. Le vaccinazioni stanno procedendo bene. Ieri abbiamo vaccinato 5.000 persone, che diciamo è un buon tasso vaccinale. Stiamo anticipando, dove possibile, seconde dosi, perché come tutti ormai hanno appreso, la variante Delta uno è immunizzato solo con la seconda dose, e questo chiaramente è anche una preoccupazione specialmente per i giovani. Partendo dalla scuola, noi raccomandiamo di vaccinare all'inizio di agosto i ragazzi, perché solo così, quando comincia la scuola, avranno fatto la seconda dose. Chiaramente anche per gli altri giovani, 20-30 anni, la raccomandazione è vaccinarsi adesso. E sono 33 i nuovi casi di Covid-19 riportati nel bollettino odierno, scendono di 10 unità gli attualmente positivi in Abruzzo. Lieve flessione anche dei ricoveri, vediamo. Aumentano i test processati e ritornano i nuovi casi di Covid-19 nella nostra regione. Se nella giornata di ieri si era registrato 1-0 con 801 tamponi, nel bollettino odierno si registrano 33 nuovi casi identificati su 4.379 test, 2.525 molecolari, 1.854 antigenici, con un tasso di positività dello 0,75%. I nuovi casi sono compresi tra 7 e 79 anni e portano il totale dall'inizio dell'emergenza 75.195. Continuano a non registrarsi decessi da circa 2 settimane e mezzo, e il totale in questo caso resta fermo a 2.512. Poiché rispetto a ieri c'è un aumento dei dimessi guariti di 43 unità, scende di 10 il numero degli attualmente positivi in Abruzzo, che si assesta a 932. Lieve calo, meno 1, tra i pazienti ricoverati in ospedale in area medica, sono 28. Resta sempre un solo paziente ricoverato in terapia intensiva, dato invariato con nessun nuovo ingresso, mentre sono 903 i positivi in isolamento domiciliare con sorveglianza delle ASL, meno 9 rispetto a ieri. Questa volta la provincia dove si registrano più casi è quella di Pescara, 16, seguita da Chieti, 10, quindi 2 ciascuno per Teramo e L'Aquila. Invariati i casi di fuori regione, mentre per altri 3 sono in corso verifiche sulla provenienza. La cronaca: nel fine settimana i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di un cittadino italiano residente a Montesimano, rinvenendo complessivamente 4 kg circa di marijuana contenuta in buste elettrosaldate, nonché in vasetti e bustine pronti per la vendita, e circa 25 g di hashish. Il destinatario dello stupefacente è stato denunciato a piede libero. La droga sarebbe stata immessa in commercio sul mercato locale, consentendo di ricavarne circa
40.000 euro. A conferma dei massimi livelli di attenzione, le Fiamme Gialle del reparto provinciale di Pescara dall'inizio hanno effettuato 60 interventi, pervenendo alla segnalazione di 72 soggetti, di cui 9 tratti in arresto in flagranza di reato, con il sequestro di oltre 15 kg di sostanze stupefacenti. I sindaci del comprensorio Sangro-Aventino si dicono pronti a gestire la derivazione del lago di Bomba dopo che la concessione ad Acea è scaduta nel 2013. La giunta regionale ha licenziato un progetto di legge che presto approderà in consiglio. Vediamo. Il presidente della regione Marsiglio e l'assessore all'energia Campitelli hanno incontrato stamani i sindaci del comprensorio Sangro-Aventino. Argomento al centro del confronto la gestione della grande derivazione del lago di Bomba e più in generale della concessione Sant'Angelo, che comprende, oltre a quello di Bomba, anche il lago di Casoli e la centrale di Altino. Tale concessione era stata assegnata da Acea Produzione S.p.A. ma è scaduta nel 2013 e per anni è stata utilizzata per portare energia elettrica a Roma. I sindaci del territorio hanno più volte sollecitato Acea a effettuare dragaggi dei due laghi, mai realizzati, per quanto previsti dalla legge quadro ambientale e obbligo di legge a partire dal 99. Sempre i sindaci del Sangro-Aventino ora auspicano una condivisione delle strategie più vicine alle esigenze dei territori locali e per questo sono pronti alla gestione del bacino. L'occasione è stata utile agli amministratori regionali per fare il punto della situazione alla luce del progetto di legge appena licenziato in giunta. A noi chi gestisce non è che ci appassioniamo tanto dei nomi, a noi importa che la cosa pubblica venga gestita nel migliore dei modi, parliamo di un bene primario come l'acqua e non possiamo assolutamente permetterci defiance. Attualmente il progetto di legge prevede diverse ipotesi, una prima quella di una gestione diretta di un soggetto terzo, una società pubblica, società mista pubblico-privato e una partnership pubblico-privato. Attualmente questo è il progetto di legge che è arrivato in questi giorni in commissione e quindi poi seguirà l'iter per l'approvazione in consiglio regionale. Era finalmente tempo che si facesse, io spero che il consiglio regionale la possa licenziare il più presto possibile, perché prima facciamo la gara e prima creiamo le condizioni per tornare a fare investimenti e per avere una gestione seria, forte di questo bene. Siamo qui per questo, quindi innanzitutto per ascoltare e raccogliere dal territorio i problemi, le questioni, i suggerimenti e quindi poi confrontarsi sulle questioni che stanno sul tappeto. Poi non sta a noi decidere chi gestisce una diga, un invaso, a noi sta formulare le regole e fare gare trasparenti per poter fare l'affidamento nella maniera più conveniente possibile per il bene pubblico. L'Abruzzo è la prima regione in Italia a dotarsi di un database con i dati dei minori che vivono nelle case famiglia o dati in affido. Un primato davvero importante se consideriamo che attualmente nel nostro paese non è possibile avere un quadro sul reale disagio familiare dei bambini dati in affido alle case famiglia. Ad annunciarlo il garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Abruzzo, Maria Concetta Falivene, intervenuta alla presentazione del libro Vite strappate in Italia dagli anni 70 ad oggi di Antonella Betti, che si è svolta a Sulmona. Il garante ha sottolineato che l'infanzia va tutelata a tutti i livelli, ribadendo il suo impegno per permettere al sistema degli affidi di essere più efficace e trasparente. No all'aumento delle bollette. Rifondazione Comunista lancia la campagna per bloccare i tanto temuti rincari. Vediamo. Parte la campagna nazionale di Rifondazione Comunista per dire no all'aumento delle bollette, una campagna che ovviamente coinvolge anche la nostra regione di Sante. Noi chiediamo al Parlamento e al Governo Draghi di bloccare questo vergognoso aumento delle bollette, parliamo del 9% in più sulla luce, del 15% in più sul gas. Ci avevamo detto che con le privatizzazioni, le liberalizzazioni sarebbe stato tutto meglio per i cittadini, diminuiti i costi, invece i cittadini continuano ad essere tartassati mentre vengono garantiti per legge i profitti alle multinazionali dell'energia. È una vergogna e il governo Draghi batta un colpo. Non si capisce perché si possano tartassare i cittadini e non far pagare i milionari.
Parliamo di tante utenze che coinvolgono anche e soprattutto le fasce più deboli della cittadinanza. Tutti parlano di crisi sociale, economica aggravata dal Covid, ma invece di tutelare quelli più deboli, che in questo momento sta perdendo il lavoro, chi perde la casa, voglio solo ricordare che dal 1 luglio sono stati liberalizzati gli sfratti, c'è nuovamente la libertà di licenziare in questo paese perché è stato tolto il blocco dei licenziamenti e adesso arriva anche l'aumento delle bollette, è una vera vergogna. Il nucleo operativo della Protezione Civile di Tagliacozzo dal 5 luglio è al fianco della centrale operativa regionale per intervenire ed essere di supporto ai vigili del fuoco in caso di incendio boschivo. Vediamo il servizio. Siamo entrati nella stagione estiva, temperature in aumento e di conseguenza siamo ancora a parlare dell'emergenza incendi, un'emergenza particolarmente sentita da questo territorio. Dal 5 luglio siamo attivati proprio per la sorveglianza e per lo spegnimento incendi boschivi dalla sala operativa unificata permanente dell'Aquila, la SOP regionale. Monitoriamo il territorio quotidianamente tutti i giorni, e controlliamo Tagliacozzo, le relative frazioni, ma ci spingiamo anche oltre a vedere tutta la zona dei comuni anche limitrofi a Tagliacozzo stesso. Siamo operativi e purtroppo dobbiamo registrare che dei casi di incendio già ne abbiamo avuti. Abbiamo avuti due incendi su Avezzano un paio di giorni fa, abbastanza impegnativi, siamo andati in supporto ai vigili del fuoco di Avezzano. Purtroppo questa è una piaga che tutti gli anni si ripete, le temperature sono alte e dunque lanciamo sempre l'appello di avere massima accortezza a lasciare fuochi, le cicche delle sigarette, anche la macchina parcheggiata sull'erba secca può provocare gli incendi boschivi. Ecco, nello specifico cosa prevede il protocollo per il vostro intervento? Noi andiamo in supporto ai vigili del fuoco, la segnalazione, l'autorizzazione ad operare a noi viene dalla sala operativa regionale, la sala operativa regionale in questo momento è costituita dalla componente regionale, la componente del volontariato, i vigili del fuoco, dunque c'è una sala operativa che coordina tutto quello che succede sul territorio abruzzese. Loro ci autorizzano all'uscita e andiamo in supporto all'ente preposto che sono i vigili del fuoco. Vogliamo rinnovare, no, anche l'appello alla cittadinanza, ai cittadini, per evitare appunto che si possano ripetere questi episodi. Avere sempre massima accortezza, soprattutto quando andiamo magari a fare qualche scampagnata fuori all'aperto, e evitiamo di accendere i fuochi, anche perché ci sono delle ordinanze, è vietato accendere i fuochi in prossimità dei boschi, manteniamo sempre una prudenza, se proprio lo accendiamo verifichiamo, accertiamoci che questo fuoco sia ben spento, perché il fuoco magari lo lasciamo, il giorno dopo con il vento può riprendere qualche brace rimane sotto e può provocare l'incendio, dunque la massima accortezza. La cosa importante invece è, nel caso avvistiamo una colonna di fumo o avvistiamo un incendio, un principio di incendio, avvertiamo immediatamente il 115 vigili del fuoco oppure la sala operativa regionale al numero 800 86 1016. Inaugurata oggi a Montesilvano una nuova spiaggia accessibile anche ai disabili, si chiama Mare Senza Barriere e ne saranno custodi alcune persone che ricevono il reddito di cittadinanza. Giuseppe Dintino. Una spiaggia accessibile a tutti, unica in Italia. L'inaugurazione oggi a Montesilvano di Mare Senza Barriere, una porzione della spiaggia libera attrezzata per consentire anche a chi è in carrozzina di godersi il mare in autonomia. Abbiamo realizzato un sogno, lo dicevo prima, abbiamo lavorato sulle barriere culturali, le abbiamo sgretolate e lavorando sull'ambiente abbiamo reso una spiaggia completamente accessibile dove le persone con disabilità possono godere della spiaggia e del mare. Qui abbiamo tutti i comfort, abbiamo i gazebi, abbiamo l'ombra, abbiamo le palme, abbiamo le docce dedicate, bagni di lusso, parcheggi dedicati con i custodi. Senza questa spiaggia le persone con disabilità non potrebbero godere del mare e quindi è questo che abbiamo, ecco perché abbiamo abbattuto la diversità. Questa non è di certo la sola spiaggia abruzzese accessibile ai disabili, ma così organizzata rappresenta un unicum. Comodi bagni, gazebo per l'ombra, una passerella fino alla riva e 9 nuovi parcheggi per portatori di handicap lungo la riviera. I membri dello staff, percettori del reddito di cittadinanza, provvederanno a sanificare bagni e sedie e assisteranno i visitatori per 8 ore al giorno, dal lunedì alla domenica, fino al 10 di settembre.
Montesilvano si propone come una meta turistica anche per i disabili, ha detto soddisfatto il sindaco De Martinis. Sono anni che Montesilvano è dotata di non soltanto una ma due spiagge accessibili, ma quest'anno abbiamo migliorato come programmato e come promesso in passato con questa spiaggia, rendendola unica a livello regionale e probabilmente anche a livello nazionale. Ci sono tutti gli ingredienti per poter essere felici e per poter dire che Montesilvano si accredita quale una delle spiagge e delle località più importanti della nazione e quindi si accredita come meta delle vacanze di chi affetto da disabilità o chi in famiglia appunto ha nel proprio nucleo un componente affetto da disabilità. Una borsa di studio per la miglior tesi di laurea magistrale sarà intitolata all'ex manager della Brioni, Lucio Marco Tullio, ad annunciarlo il senatore del PD, Luciano D'Alfonso. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Marco Tullio merita a memoria ricucire la piccola grande Italia. E questo è il titolo del convegno che si è tenuto presso la sala consigliare del comune di Pescara e dedicato a Lucio Marco Tullio, ex sindaco di Penne e manager della Brioni, scomparso a settembre dello scorso anno. L'iniziativa è stata promossa dalla scuola di alta sartoria Fondazione Nazareno Fonticoli, presieduta dall'ex sindaco di Penne Paolo Fornarola e ancora da Europa Prossima e officina del senatore Luciano D'Alfonso. Proprio il senatore del Partito Democratico è stato il deus ex machina di questa iniziativa in ricordo di uno dei protagonisti dello sviluppo imprenditoriale dell'area messina e a cui sarà dedicato un premio di laurea magistrale per la miglior tesi in economia, scienze politiche e architettura. Noi abbiamo voluto coltivare il ritrovamento della memoria riguardante l'opera, il pensiero e la vita di Lucio Marco Tullio. Lui ha testimoniato un'idea giusta di ricchezza, di intrapresa economica segnata dalla responsabilità sociale, ha messo insieme in termini riusciti piccolo e grande il nostro Appennino, la nostra montagna, l'autentico delle nostre terre alte con la funzione delle grandi città. Ha saputo coltivare anche un'idea giusta di impegno politico, di decisione pubblica. Per questo le giovani generazioni non devono confondere la sua persona, il suo cognome, la sua opera con il contrario che magari si vede adesso con i giudizi istantanei. Noi ci crediamo alla memoria come infrastruttura della vita collettiva. È la prima volta che partecipo e che parlo del mio amico Lucio Marco Tullio dopo la sua scomparsa. Ho vissuto con lui, mi sono onorato della sua amicizia e anche del suo affetto per la durata di 27 anni nella seconda parte della sua vita iperattiva. Ho imparato molto da lui, è stato per me quasi un fratello maggiore. E devo dire che è stato un esempio di capacità lavorativa, di solidarietà, di affetto nei confronti anche delle persone più deboli alle quali ha sempre guardato con grande attenzione. Io credo che questa manifestazione non debba concludere il ricordo di Marco Tullio, ma debba aprire un discorso che poi verrà affidato alla storia per l'importanza che questo personaggio ha avuto per la nostra comunità. È partito oggi a Palazzo De Maio a Chieti con il primo appuntamento il Coralia Fest, curato dalla Fondazione Banco di Napoli per il restauro della ex chiesa Santa Maria del Tricalle. Vediamo. È iniziata con la preview di questa mattina nello storico Palazzo De Maio di Chieti, sede della Fondazione Banco di Napoli, il primo appuntamento di Coralia Festival promosso e prodotto dalla cooperativa Mirare. Un inizio dedicato al ruolo positivo e propositivo che le fondazioni di origine bancaria hanno per lo sviluppo e la crescita del territorio dove operano, come nel caso del finanziamento elargito dalla Fondazione Banco di Napoli tramite Art Bonus per la rigenerazione della ex chiesa di Santa Maria del Tricalle a Chieti. Coralia Fest è l'inizio di un percorso sperimentale dove una cooperativa di comunità arriva lì dove termina l'intervento pubblico-privato della soprintendenza e della Fondazione Banco di Napoli per il recupero della chiesa medievale del Tricalle e parte con un programma di incontri sulla rigenerazione urbana e sulla valorizzazione dei beni architettonici quali strumento per promuovere una nuova economia culturale e sociale a favore delle comunità di riferimento. Un progetto importante che vede anche la sinergia con la soprintendenza di Pescara Chieti. Assolutamente sì, è il primo progetto in Abruzzo che utilizza l'Art Bonus e non
noi ci auguriamo che sia l'inizio di un percorso che possano seguire altri mecenati e filantropi che amano quelli che sono le perle di questa regione, così come nel resto d'Italia. Quindi speriamo che sia ad esempio a tanti altri. Questa sinergia ci ha consentito di fare fronte comune non solo per quanto riguarda la sostenibilità economica, ma anche di incrociare poi la volontà del partner privato Mirare, che si è candidato alla gestione di questo luogo, e la gestione è fondamentale proprio per poter continuare, anzi proporre una ripresa e una rinascita di vita, di attività a favore anche della comunità, perché il nostro interesse è quello che il bene torni ad essere a disposizione della comunità. Nel prossimo servizio vediamo la presentazione della prima edizione di Gran Sasso Live a Montorio Alvomano. Ci sono nomi di livello nazionale, artisti importanti, ma ci sono anche tanti artisti montoriesi, ed è giusto così. Ci sono tante associazioni montoriesi che partecipano a questa manifestazione, la totalità, e vuole essere un messaggio di rinascita per un comune, per anche le persone. Abbiamo vissuto 2 anni chiusi in casa e credo che sia molto importante la socialità, l'aggregazione. Prima del concerto di Ron ci sarà l'opening di Casa di Lego, un bellissimo messaggio della Montorio casa sua, e un bellissimo messaggio anche tanti ragazzi che si esibiranno, e poi ci saranno gli stadio, ci sarà Lino Guanciale, ci sarà Vincenzo Olivieri, ci sono tantissimi veramente artisti che hanno sposato anche un progetto che è quello di rilancio di un territorio che pochi conoscono. E io credo che anche la definizione dei luoghi, quindi il lungo fiume, dove il comune in questi mesi ha fatto una riqualificazione importante, ha speso delle risorse, la piazza, il borgo, ma non è solo il rilancio di Montorio, la definizione dell'iniziativa Gran Sasso Live, prima edizione Montorio Alvomano, la porta del parco, vuole essere un rilancio di tutto un territorio, non solo Montorio Alvomano, ma tutta l'area interna, e dimostrare che possiamo avere un filo conduttore di valorizzazione dei borghi. E quando arriveranno i cittadini, i turisti, pomeriggio potranno godere dei nostri negozi, dei nostri bar, dei nostri ristoranti. Quindi il Comune di Montorio fa un investimento importante di soldi pubblici, però noi crediamo che il ritorno economico di tutto il territorio sarà superiore al 1 milione di euro. Abbiamo voluto dedicare al teatro, sono spettacoli abbastanza importanti che stanno avendo successo in tutta Italia e li abbiamo portati anche qui. Io porto praticamente uno spettacolo che si chiama Antivirus, dove si parla un po' di questa vicenda pandemica in chiave chiaramente ironica e comica, riflettendo anche su delle cose che ci sono capitate. E poi Non è mai troppo Abruzzo, che è uno spettacolo molto bello dove io faccio da professore, è una lezione spettacolo sulle bellezze, la cultura, la storia, la geografia dell'Abruzzo e chiaramente la linguistica. La storia della Teramo Calcio raccontata dall'artista Marco Pace saranno esposte fino al prossimo 20 luglio in via Palma, nel capoluogo abruzzino. Le gigantografie che ritraggono presidenti, giocatori e personaggi che hanno fatto dei colori biancorossi una ragione di vita. I ritratti, un tempo custoditi presso lo stadio Bonolis, con molta probabilità dopo la mostra troveranno spazio presso il Parco della Scienza. Vediamo. La passione per il calcio è dovuta ad un fatto più che altro logistico, perché io sono nato a 10 metri dal vecchio comunale, papà che mi portava nella mano vicino e mi accostava alla rete dello stadio, del campo, quindi vedevo i calciatori da vicino, e era un'emozione fortissima. Questa emozione l'ho trascinata negli anni, e quindi da curvaiolo, diciamo, sono diventato un po' più tranquillo, quindi distinti, mai tribuna, sempre o tenuta curva o distinti. E poi nel corso degli anni, dopo la maturità, anche dopo l'essere diventato un po' tra virgolette artista, ho aiutato, ho collaborato anche con
con le coreografie in Curva Est, e per questo ho conosciuto tanti amici. Questa è una mostra che è esistita già, è partita già una quindicina d'anni fa ed era collocata all'interno dello stadio Bonolis, nei corridoi degli spogliatoi del Bonolis. Abbiamo deciso insieme di prendere dei personaggi più o meno storici che hanno vissuto, insomma, la storia della Teramocalcio. Qualcuno poi negli anni si è aggiunto, per cui adesso sono diventate 20-21 opere. Molti erroneamente le chiamano gigantografie, ma in realtà sono pittografie. C'è una base fotografica sulla tela, leggerissima, e poi c'è l'intervento pittorico gestuale alla maniera pop. Io sono un artista pop, mi ritengo perlomeno un pop artista, per cui con colori molto forti, anche perché le fotografie stampate sul canvas sono in bianco e nero, molto leggero, e il colore dà vita, quindi non sembra, potrebbe sembrare se no un cimitero, un minareto dove questi personaggi vivono, invece col colore, il colore dà vita, e quindi sono vivi, sono eroi viventi, sono mitici e rimangono nella storia immortali. E siamo dunque nella pagina dello sport, parliamo del prossimo servizio di Pescara, facciamo il punto della situazione a 2 giorni dalla partenza per il ritiro di Palena. Prende oggi il via la nuova stagione dei biancazzurri che si raduneranno al Delfino Training Center per iniziare la preparazione dopo aver effettuato le visite mediche. Giovedì ci sarà la partenza per il ritiro di Palena, dove la squadra resterà fino al prossimo 28 luglio. Sono una 30 i giocatori convocati dal tecnico Gaetano Auteri presso il quartier generale dell'Hotel Ec di Marina di Città Sant'Angelo. Fra questi i portieri Vincenzo Fiorillo, Nicolò Radaelli e Alessandro Sorrentino, difensori Gennaro Scognamiglio, Edoardo Masciangelo, Mardo Kenzita, Mirko Drudi, Frederick Sorensen, Edgard Elizalde, Gianluca Longobardi, Alessandro Celli. I centrocampisti Ledian Memusciai, Mirko Valdifiori, Massimiliano Busellato, Luca Crecco, Amadou Diambò, Nicolas Mercado, Marco Daloia, Simone Madonna. Gli attaccanti Cristian Galano, Cristian Bonino, Michel De Marchi, Andrea Di Grazia, Gennaro Borrelli, Marco Chiarella, Vladislav Blanuta e Milos Bosic. Sul fronte mercato la società è molto attiva, nelle prossime ore dovranno essere concluse delle trattative in entrata. Per quanto riguarda il mercato della formazione biancazzurra, Zeppella e Ilianes dovrebbero diventare giocatori del Pescara nelle prossime ore. Per quanto riguarda invece il settore di difesa, piace l'ex giocatore del Modena Berzotti. Chieti ospiterà i campionati europei under 19 femminili di pallamano. Ieri la presentazione dell'evento che si terrà da domani al prossimo 19 luglio. Vediamo. Chieti si conferma la casa della pallamano italiana. I campionati under 19 femminili di handball si terranno proprio nel capoluogo teatino. Assessore, un grande riconoscimento per quella che è riconosciuta ormai come la casa dell'handball italiano. Assolutamente, come amministrazione insieme al nostro sindaco abbiamo fortemente voluto questa sinergia che ha dato vita, come ben ricordava prima, alla nascita del centro tecnico federale della pallamano presso la nostra struttura del Pala Santa Filomena, e poi attraverso una costante interlocuzione che portiamo avanti con la federazione stessa e con il presidente Loria affinché questo impianto possa veramente diventare teatro di tanti appuntamenti di grande rilevanza dell'handball nazionale ed internazionale, e questo primo importante evento ne la conferma. I campionati europei under 19 di pallamano femminile che si terranno dal 13 al 18 di luglio, e con le riaperture, lo avevamo detto, si potrà concretizzare un profondo obiettivo che portiamo avanti, ossia far sì che il marketing sportivo sia qualcosa di molto importante per la nostra città, perché attraverso lo sport si attrae gente a visitare la nostra Chieti, perché attraverso i risultati che la nostra città in quest'anno peraltro ha conseguito si riesce veramente a creare indotto. Bene, con la pallamano ci sono appuntamenti, come dicevo, di rilevanza nazionale ed internazionale, e dunque tutti a tifare Italia anche in questa occasione.
È tutto per questa edizione del TG6. I servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione. Buona serata.